Italia in questo momento è particolarmente nel cono di luce. Basta pensare che persino il Papa Francesco, come se non avesse di meglio da fare, sta organizzando il giubileo mentre questi signori dichiarano un giorno sì e un giorno no che vogliono mettere la bandiera nera sul cupolone di San Pietro. Lasciar rispondere. Io sono molto irritato, ve lo dico sinceramente. Mi rompo anche le palle, vedi qui, chiaro. Chiaro. Perché mi mandate in periferia. Anche le palle a venire qui, chiaro? Mi rompo anche le palle a venire. Prego. Finire che? Prego. Non so, mi hai fatto una domanda. Cioè, siete delle tutti condizioni. Ma. Siamo matti. Siete e tutti matti. Siamo matti. Allora, però, c'è invece chi non lo è. Di
Oh, ma come si fa? Di questo signore che io... sottosegretario! Sì, perché me frega, se potrebbe essere anche Dio in terra, ma se dice delle scemenze, dice delle scemenze. Mi sembra un'operazione così, così modesta. Dal punto di vista della serietà e anche dal punto di vista intellettuale. Lei, oltre a dire stupidaggini, è anche maleducato perché mi interrompe. Per cui io non voglio parlare con un capone. Capone. Chiaro. Chiaro. Non sono razzista. Non le dico di più. Chiaro. Argomenti con un signore del genere che spara sciocchezze senza neanche sapere cosa sta dicendo, no? Parlando. Ma stiamo scherzando. Ma lei veramente sta bene, lei... Stasera no, rimaniamo ha abusato di alcol. Perché se è vero che non tutti gli islamici sono terroristi, è altrettanto vero che tutti i terroristi sono islamici. Milano è un timaio di finocchi.
posso chiamare omosessuali perché è un termine medico e io non sono neanche infermiere, io li chiamo ricchioni. Yes, no. Accogliere centinaia di migliaia di persone e poi abbandoniamo nelle strade di Milano o di altre città italiani. Per favore, vorrei non essere interrotto. Vorrei non essere interrotto, altrimenti io me ne vado via. Statene zitto, Parenzo. Chi parla dopo che ho parlato io? Italiani. Per favore, vorrei non essere interrotto. Thank you.
interrompo. Quindi se tu hai una erezione,
Assolutamente, vi saluto. Vi auguro una buona serata. Date degli imbecilli a tutti quelli che volete, ma non coinvolgetemi in queste cose così meschine, così volgari. Siete persone volgari. Io vi saluto, vi auguro una buona serata e vi auguro soprattutto di fare un corso di buona educazione. No, direttore.